Ore 6 e 10. Oggi andremo da Morre, dovremo arrivare a Bassi, sono 25 km. Ora andiamo a fare colazione. Si riparte verso Acqua Loreto. Ripassiamo nella via del Castello Antico. Bellissimo. Appena giunti ad Acqua Loreto. Diretti verso l'eremo della Pasquarella. Siamo arrivati all'eremo, ma purtroppo è chiuso e quindi ora ci dirigiamo verso Scoppieto. Siamo in ritardissimo sul percorso e vabbè, pazienza. Speriamo di arrivare prima che fa buio. Se no dormiamo fuori. Ardua la salita verso Scoppieto dalla Pasquarella. Appena approdati a Scoppieto, ma qui passeremo molto velocemente. Civitella del Lago. Andiamo a mangiare. A pranzo, due belle fette di pane fatte dalla signora del mini market. Semiduro e cotto. Beh, la vista è bellissima, so che mo questo segue me e quindi ve la faccio vedere dopo. Ha finito il pranzo, ci stiamo avviando verso Cerreto. Guarda qui, mancano solo 8 km e mezzo la passeggiatina. Che poi oggi abbiamo sbagliato, perché praticamente abbiamo fatto il panino e ce lo siamo portato dietro. Per carità, buonissimo. Soprattutto quel pecorino semiduro era uno spettacolo. Però quando si arriva a Civitella sul lago c'è il bar convenzionato che praticamente fa anche le pizze, se non sbaglio. E quindi si può mangiare tranquillamente lì e si arriva per ora di pranzo. Noi invece pensavamo di non arrivarci. Invece no, comunque si ci arriva tranquillamente. Si può mangiare lì e poi si va, si continua. Ah, noi mancano 3 km per Baschi. E siamo arrivati. Dai, ah, appena arrivati a Baschi, finalmente, ma stiamo andando al B&B. 25 km tondi tondi e niente, mo andiamo a dormire e ci vediamo direttamente settimana prossima. L'ultima tappa la facciamo tra 5 giorni, mi sa. Allora, questa è la camera. Letto. No, però ora devo andare a fare la doccia. Abbiamo la finestra che affaccia sul borgo, sulla parte del borgo vecchio, con tutte le lucine, bellissima, bellissima. Sto delirando. E niente, andiamo a fare la doccia. E mo andiamo a cena. C'è la trattoria proprio sotto, infatti è comodissima come cosa. Solo un po' esterna al paese, però vabbè, alla fine sono 300 metri, quindi si può tornare indietro e si fa un giro per il paese, per il borgo antico. Frittini però fuori menù perché volevamo un antipastino. Pennette con asparagi e salsiccia. Come per secondo io ho preso una coratella con la cicoria, mentre il mio socio qui ha preso del pollo al forno con le patate. Buon appetito. Siamo venuti a fare una camminata al paese, al paese vecchio qua,
la parte vecchia del paese di notte, ma è bellissimo. Stasera l'avventura è finita. Sono le 11 e siamo in ritardo pure per dormire. Oggi è la giornata ritardo proprio, oltre a quello mentale. E niente, se non l'avete già fatto, mi raccomando, iscrivetevi al canale. Le foto le potete trovare sulla pagina Instagram. E ci vediamo al prossimo video.